Carissimi telespettatori, puntata speciale del nostro format. Oggi nel nostro itinerario di valorizzazione del territorio siamo presenti in due località belle, spettacolari, Siano e Cogliano. A Siano c'è la Baciola di Capra con la famosa percoca nel vino, quindi avremo modo poi di incontrare i protagonisti, e poi Cogliano, dove il nostro Rocco Papa vi spiegherà quanto sta accadendo. E anche lì una terra ricca di prodotti buoni, c'è il tartufo, si costruiscono le zampogne, c'è l'artigianato, ci stanno i prodotti gastronomici che sono spettacolari. Quindi amici telespettatori, seguiteci, per quanto ci concerne partiremo da Siano, poi con Rocco andremo a Cogliano. Amici telespettatori, vi do il benvenuto da Siano. Questi sono i volontari, i protagonisti che vi faranno assaggiare, quando voi avrete, come dire, ci darete la gioia di venire qui a Siano, la famosa braciola di capra, ma anche la percoca nel vino, che è uno spettacolo. Applauso a questi. La percoca sianese, che è buonissima. Un applauso. Voi sapete che il mio modo di lavorare è essenzialmente libero, però quando vediamo dei sindaci che sono operosi, che stanno in mezzo alla gente, che non vogliono comparire ma stanno magari anche mangiando quello che hanno prodotto, a noi ci fa piacere. E lo abbiamo qua, il nostro sindaco di Siano. Applauso. Che dopo ascolteremo, gli abbiamo fatto un'intervista prima che manderemo dopo, ma che dobbiamo di Donato Alberti, che ha fatto tutta questa, come dire, attenta analisi e un attento lavoro per far diventare questo prodotto della braciola di capra di Siano, che è un qualcosa di straordinario. L'ho assaggiata anche anni fa, e ebbi modo di vedere come questi prodotti fanno ancora memoria dei sapori che ci fanno conoscere la nostra storia. Quindi per questo vi chiedo un applauso per lui, perché poi lavorare tanto e poi è faticoso per avere dei grandi risultati. Sì, ma l'applauso non va a me, va tutto il direttivo, perché io sono il vicepresidente, il presidente è il nostro parroco Don Crescenzo Aliberti. Applauso. Siamo sei componenti di noi, abbiamo la fortuna di avere dei giovani che si stanno inserendo nella nostra sagra, ma soprattutto l'applauso va a loro, che lavorano almeno due mesi prima per arrivare a questo prodotto così genuino e fare in modo che sia veramente una specialità. Io non voglio anticipare quanto ci siamo detti prima con il sindaco, qui a breve, attraverso poi le nostre telecamere che sciameranno tra le cucine anche della sagra, però si è parlato che della possibile. Io quando ho intervistato molti sindaci nei nostri percorsi della valorizzazione del territorio, quindi con sagre, con feste, poi molti rimanevano un attimino interdetti quando si chiedeva ma questo prodotto poi quando si mangia, dove si mangia, perché si mangia solo nelle sagre? E ci è stato detto invece che la sagra è un modo per far assaggiare i prodotti che qui a Siano si trovano e per cui chi viene ha la possibilità di gustarli. Certamente, come infatti la nostra sagra, se tu vedi, scusami, del tuo, è solo esclusivamente prodotti di capra. Qua non trovi altri prodotti, o il panino col prosciutto, il usero, altre cose, no, solo prodotti di sagra. Allora, braciola di capra col panino, fusilli e percoca nel vino, la percoca giallona sianese nel vino, che è famosa ed è gustosissima. Io vi faccio veramente l'applauso a voi, perché dovremmo riscoprire anche il termine sagra. Una volta la sagra addirittura gratuita, e qua ci siamo quasi, nel senso che avete dei prezzi veramente molto molto bassi, perché si ringraziava il buon Dio del raccolto del prodotto che era buono, e sì, quello che era in più veniva regalato, per cui non c'erano altri prodotti che venivano proposti. Qui a Siano c'è questa usanza, si mangia la braciola.
Solo ed esclusivamente della persona, perché Siano è un paese pastorizio da antichi tempi, che ci stanno le capre, un'altra cosa, è rimasta questa tradizione con i nostri avi, e noi cerchiamo da 23 anni di portare avanti questo bel prodotto, questa bella iniziativa. Fortunatamente ce la facciamo ancora, speriamo che va bene per quest'anno, riusciamo almeno a rientrare nei nostri costi e va bene così. Io vedo dal menù fusilli al ragù di capra, percoca nel vino, panino con la braciola di capra, panino con braciola di capra, e voglio dire, ma la morte della braciola di capra, ecco la domanda, qual è? La morte della braciola in sé. In sé basta. La carne di capra si può mangiare pure con un altro prodotto, che sono le costolette di capra, però sinceramente in una sagra non si possono fare, perché ci vuole tutto un trattamento lungo, poi si sente l'odore di capra, tutte queste cose. Invece la braciola preparata con amore, con cura e sapienza poi, perché se non la sai preparare, non la sai far bene, non viene bene la braciola di capra. I giovani, come si accostano di oggi con la multimedialità, con i prodotti nuovi, con i gusti nuovi, come si pongono con la braciola di capra? No, noi sinceramente siamo un poco fortunati con i giovani, abbiamo molti giovani e molte persone che ci aiutano, perché credono in questa nostra azione per promuovere i nostri prodotti sianesi, per mantenere la nostra tradizione alta. Noi non intervisteremo, potetevi, non abbiate paura, sono giovani un po' paurosi, noi non vi chiediamo niente. Sindaco, invece la gioventù di Siano, ecco, se dovessimo presentare ai nostri telespettatori, che valore aggiunto ha la gioventù di Siano? Che si parla molte volte dello spopolamento, del fatto che si tende ad andare via per gli studi, per cercare fortuna altrove, lei invece è fra i giovani sianesi. I giovani sianesi sono attanagliati degli stessi problemi di tutti i paesi del sud, c'è un'emigrazione, ma c'è l'amore per questo paese, è un paese vivissimo, tant'è vero che durante l'estate si riempie di giovani, a Siano c'è la movida, ci sono i locali pieni tutta l'estate, e siamo un paese dell'Italia con tutti i problemi che ci sono, però stando insieme, costruendo delle cose belle insieme, si cercano di allontanarli e di viverli positivamente. A me i nomi, come vi chiamate? A me i nomi, una domanda facile, come vi chiamate? Maria Laura. Italia. Matilde. Voi siete alla distribuzione dei panini o di altro, che cosa fate? Sì. Ma le persone sono educate oppure spice? Come bisogna avere pazienza? Un po' di pazienza, sì. No, cerca sempre. Ci vuole essere brava, vedete quando dite delle cose belle. Signore, ma voi già fate tante cose a casa, dico io, la famiglia, le cose. Ci mancava anche la braciola. Ma questa è una cosa che la facciamo con amore. E quindi, ma pure a casa, immagino. Sì. Quante volte cucinate la braciola a casa? C'è un piatto rituale quando vengono gli ospiti? Sì. La fate sempre? Sì. Quindi è un prodotto tipicamente. A te ti piace la braciola di casa? Sì. Te la mangi? Sì. O ti piacciono più le patatine? Tutte e due. Tu ti chiami? Michele. Un applauso a Michele. Allora, amici telespettatori, noi adesso li lasciamo lavorare, siamo venuti un attimino prima, facciamo vedere un po' di immagini, perché poi dalle parole si passa ai fatti, facciamo vedere un po' anche in cucina come viene preparata, e invitiamo tutti, se non riuscite quest'anno, venite a Siano, mangiate i prodotti sianesi che sono spettacolari, e non vi dimenticate che di questi tempi, l'anno prossimo, se non venite a assaggiare la braciola di capra in questa sagra, non sapete cosa vi perdete. Un applauso ai nostri telespettatori, si parte con le immagini. Ma no, dalle parole si passa ai fatti.
è uno spettacolo il sol guardare. Tu mi hai detto che prima la braciola in sé, la morte sua, va a mangiare, ma io quando la vedo nel panino a me mi intriga di più. Ah, ma è molto più bella nel panino, sai perché? Perché si inzuppa in quel sugo che, ricordati che il sugo della braciola di capra, la braciola di capra cuoce a fuoco lento, deve pippare un po' alla volta per 7-8 ore. Quindi 7-8 ore? Eh sì, se non viene bene. Allora la puoi mangiare e gustare veramente l'aroma, la specialità, il profumo che ti dà. Ma allora la carne di capra, per farlo capire a chi non la conosce, deve essere per forza callosa per poter resistere a 7-8 ore di sugo. Sì, è così, è un poco dura, allora ci vuole molto tempo per cuocere. E poi diventa una squisitezza, una dolcezza. Ma oh, non ti dico, tu l'hai provata, forse sì. Oh, è uno spettacolo, è uno spettacolo. Spettacolo. Oh, e quanti panini, grosso modo, riuscite a preparare in una serata? Quanti se ne mangiano? In una serata si programma sui 1000 qualcosa panini. Poi so che l'altra forza è il fusillo che dobbiamo andare a vedere. Ma... il fusillo che viene condito con il sugo della braciola di capra, che è qualcosa di ma è... assaggiato, non riusciamo a spiegare bene. Lo dico che mi fa l'acqua in bocca. Questo è vero, questo è. Volevo sapere, ma i tegami, tutta questa struttura, come la metteremo? Quanto tempo ci vuole per poterla rendere così meccanicamente forte per poter servire tutte queste cose qua? Ecco, i fusilli li stiamo vedendo in questo momento. Sì, i fusilli sono quelli là, ma per fare tutto questo noi iniziamo ma molto molto tempo prima. Tipo cominciamo a preparare le braciole e poi congelarle e stordite, perché tutta la preparazione è molto ma molto sofisticata, perché una braciola dopo essere arrotolata viene messa nell'aceto, poi dall'aceto si mette una pentola, una padella che viene assorbito tutto l'aceto e poi viene rosolata nell'olio d'olivo un'altra volta, dopo riposata viene messa in congelazione, un congelatore che si aromatizza tutto quanto assieme, e poi dopo 15-20 giorni, 7-8 giorni arriviamo alla sagra e viene fatta la cottura. Parmigiano o pecorino? Pecorino, pecorino assolutamente. Giustamente, giustamente. Un attimo. Un pecorino con un po' di pepe, un pochino, pochino. No, ma per non far perdere la cottura, perché li vedo così al dente, come fate a gestire la cottura? Mica è facile. Dare minuti, non è facile, perché se si vogliono 7 minuti facciamo 6 minuti, perché il tempo che poi viene messo in pentola, magari è ancora calda, la bollitura continua ancora, diciamo il calore della cottura, voglio dire. Anche perché viene mantecata. Sì, sì. Oh, ma vedo che il pepe sta insieme al pecorino, mi sbaglio? No, sì, insieme al pecorino. Mescolato tutto. Se poi qualcuno preferisce senza formaggio oppure senza pepe, basta che ce lo dice, noi lo prepariamo, non è un problema. Magari i bambini, sono persone che portano i bambini, magari il pepe non lo mangiano. E noi solo il formaggio o senza, dipende dalla richiesta. Anche in bianca. Anche in bianco, non facciamo mancare nulla. Allora, amici delle spie, come vedete noi vi stiamo facendo vedere il cuore, il battito cardiaco della preparazione. Noi però, questo è un prodotto del territorio, quindi preparando questa sagra voi fate del bene al territorio. Allora che cosa facciamo? Noi abbiamo sentito il sindaco prima, adesso lo facciamo seguire ai nostri telespettatori, perché abbiamo proprio chiesto questo: quanto la sagra serve a valorizzare il territorio. E noi lo sentiamo. Siamo con Sabatino Tenore, sindaco di Siano, per questa manifestazione che porta sempre a valorizzare il territorio. Quindi quanto sono importanti queste manifestazioni per valorizzare il territorio? Questa è una delle manifestazioni storiche, diciamo, una delle prime sagre della provincia di Salerno. Sono 40 anni che si fa la sagra della braciola di capra a Siano. Noi agosto, luglio e agosto a Siano organizziamo l'estate sianese, e questa è una data, su questo il 9, 10, 11 e 12 è una data, sono delle date importanti dove si fa la sagra della braciola di capra con la percoca di Siano e il vino di Siano. Vengono molte
queste persone, è una valorizzazione del territorio, è un modo di stare insieme e mantenere le antiche tradizioni. Noi abbiamo le nostre donne, le nostre mogli, le nostre mamme che preparano questa, questa braciola che è buonissima di tradizione, e anche passare una bella serata con musica tranquilla ed economica. Noi il secondo anno che stiamo venendo a farvi visita, ci fa molto piacere e constatiamo proprio di visu che i prodotti sono di alta qualità e c'è un lavoro di grande veramente meticolosità, di igiene, di... ma poi c'è il clima spettacolare di Siano. La domanda che sto facendo ai sindaci quando gli incontri queste belle manifestazioni, ma questi prodotti poi una volta passata la sala si possono comunque acquistare, si possono comunque assaggiare visto che sono così buoni? Certamente tutti i ristoranti di Siano propongono questo prodotto, le macellerie di Siano hanno prodotti di qualità tracciati, anche perché noi sianesi siamo esigenti nella preparazione di questo prodotto, quindi non si può utilizzare un prodotto non di qualità. Ci sono molte persone dell'agro nocerino che vengono ad acquistare questo prodotto nei nostri ristoranti già bello e pronto oltre i 4 giorni della sagra. Quindi amici dovete venire a Siano oltre con la sagra anche tutti i giorni perché... Non dovete venire, vi conviene venire qui a passare una bellissima serata tranquilla mangiando prodotti di qualità tracciati, fatti in un ambiente igienicamente perfetto, e passare una bella serata. E viva Siano! Sempre viva Siano! Dopo aver ascoltato il sindaco, ritorniamo in cucina. Voi avete visto prima i fusilli belli, conditi, che stavano messi, li stavano preparando negli appositi recipienti, la braciola. Ma qua tutto grazie anche agli chef che preparano. Guardate che cucina spettacolare, come agevole. Lei si chiama? Carmine. Che ci ha detto ai microfoni spenti che è stata alle 5 stamattina e qui sono le 9 passate. E questo per tutti i giorni. Esatto. Per tutti i giorni, sì, fino a 4 giorni. E voi lo fate con tutti i cuori? Con tutti i cuori, è una vita che facciamo. Sono 23 anni. Mi chiamate? Salvatore. Salvatore, anche tu? Io ho fatto sempre, sono un aiutante, è la seconda volta che vengo. Ah. E ti ha fatto piacere? Ecco, mi è fatto molto piacere. Oh, ma li prepara pure a caso, ovviamente. Sì, ma io preparo tutti, io preparo tutti. Io era anche chef a un'altra sagra. E quindi, allora quindi... ti fa piacere. Signori, però qua abbiamo lo chef, chef. Lei si chiama? Fiore. Fiore, allora, voglio dire... Questa è la nostra cucina, e noi qui prepariamo tutto i fusilli, poi abbiamo il ragù già preparato e poi lo esportiamo fuori. Poi... Ma quanta fatica per fare questo? Ci vuole troppo lavoro, questo è un lavoro veramente... Ma diamo dei numeri per chi si diverte, il sugo, ma quanto sugo, quanti pelati, quanti... Ce ne vogliono parecchi. Non riesci proprio più a contare? No, 80-90 pelati da 3 kg. 200 kg, stiamo parlando di questo. Questo significa che la roba è sempre fresca, sempre buona. Sì, 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 ottima, ottima. Non viene mai portato il giorno successivo, viene sempre buttato. No, ma poi se lo mangio. Guardate quanta pulizia. E allora con questo rituale di buttare il fusillo per la cottura, noi ritorniamo in piazza, facciamo vedere un po' di immagine e magari, poi vi salutiamo perché... Dovete venire qui a Siano a gustare, mangiare ed inebriarvi di questi sapori spettacolari.
Donato, chi incontriamo? E dopo aver incontrato tante belle persone che ci aiutano, abbiamo incontrato questa bella presenza, questa bella signora che è la responsabile qua della struttura che ci ospita ben da 23 anni, solo questa benedetta sagra, questa bella sagra, non si potrebbe fare senza avere alle spalle una struttura del genere. Oh, e avere questa soddisfazione, tanta gente che viene, la valorizzazione del territorio, quindi dà senso a tutto quello che si fa. Certo, sì, che è sempre, siamo fieri di tutto questo, siamo fieri di ospitare il presidente, siamo fieri di far conoscere la nostra braciola, le percoche e anche la nostra struttura, se mi permetti. Certo che è bellissima, accoglientissima, pulitissima, e questo è anche un esempio per chi vuole organizzare situazioni gastronomiche. Certo, certo. Ora, la bellezza però di Siano bisogna anche valorizzare, cioè farla mettere sotto la luce dei riflettori, cioè il clima, la frescura, che è bella da avere. Tantissimo, infatti non a caso loro hanno scelto questo posto, perché come vedi ti dà tutto, montagna, freschezza, c'è di tutto qua sopra. Tu ti chiami? Marina. Perfetto. Te ti piace la bracioletta? Non lo so ancora. Dopo l'assaggio, allora. Ovvio. Allora, Donato, noi adesso chiudiamo il nostro speciale nella speranza di aver fatto percepire attraverso il mezzo freddo meccanico della telecamera tutte le emozioni, i profumi, i sapori di questo prodotto del nostro amato territorio. Adesso facciamo una cosa bella con te. Diamo la staffetta nel nostro lungo speciale a un altro paese bello che è Colliano, la Pate del Tartufo, è un'altra bella esperienza che noi vogliamo far conoscere al nostro territorio. È così bello che voi dovete visitarlo. Quindi dalla braciola di Siano, da questa splendida realtà che si ha, dalle percoche, andiamo a Colliano con Rocco Papa che ci sta aspettando. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Colliano. Un saluto di avere affetto a Colliano. Voliamo nella provincia di Salerno, da Siano a Colliano, per parlare sempre delle iniziative che si svolgono sul territorio, e siamo qua per la terza edizione di Arte e Gusto a Colliano. Siamo in compagnia del vice sindaco, il dottor Strollo, e di Giacomo Cavallo, che si è occupato insieme all'ente, insomma, di organizzare un po' la manifestazione. In questa manifestazione, che appunto si chiama Arte e Gusto, perché, vice sindaco, Arte e Gusto? Allora, arte e gusto perché è la sintesi di quello che intendiamo promuovere. L'arte è rappresentata dalle zampogne. Colliano ha una grande tradizione che si tramanda da secoli e abbiamo censito oltre 50 coppie di zampognari. E a riguardo dei zampognari, noi con questa manifestazione vogliamo sfatare un tabù, che è quella, la diceria che gli zampognari escono solo a Natale. Invece no, è una vera e propria arte. Tant'è che tanti zampognari che sono venuti dall'Abruzzo, dal Lazio, dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Puglia, in questo momento diciamo stanno accordando le zampogne, si sono forniti di zampogne a Colliano. Ecco, perché Colliano non è solo famosa per, diciamo, per i suoni, ma soprattutto anche per diciamo, la costruzione delle zampogne. Ecco, Colliano sappiamo da sempre è famosissima per il tartufo, no? Però non solo, appunto, perché da un po' di anni si sta riscoprendo questa tradizione legata al mondo della pastorizia, dicevamo prima Giacomo, legata a questo mondo antico, fatto di fatica, fatto di tante cose, però fatto anche di suoni. I suoni erano legati appunto alla zampogna. Tu mi dicevi che hai un po' scoperto, nonostante tu sia collianese, però hai scoperto da poco questa cosa così bella. Già mi rifaccio a quello che diceva il dottore Strollo. Il problema è che molti di noi avevano la convinzione che fosse da associare lo zampognaro, la figura dello zampognare delle zampogne, al Natale. Invece non è così. Le zampogne venivano usate nei ricevimenti nuziali che si tenevano non come si fa oggi presso delle sale ristoranti, però si facevano a casa all'aperto, e quindi gli unici strumenti musicali che allora imperversavano erano questi strumenti della civiltà contadina, zampogna e ceramella per eccellenza.
Ecco, dicevamo che c'è un'infinità, noi non entriamo nei particolari, altrimenti qui si faremmo notte, no? E ci vorrebbe un vero esperto, ma c'è una infinità di differenze tra le zampogne. Noi prima abbiamo chiesto a uno degli zampognari anche la differenza tra zampogne e cornamusa, perché ci veniva un po' da chiedere questa cosa. In realtà ogni territorio ha la sua zampogna, no? Quindi Colliano è un punto di eccellenza da questo punto di vista, perché come diceva anche il vice sindaco, qui si costruiscono le zampogne e vengono da tutte le parti per prendere. C'è più di un laboratorio che produce questo tipo di strumento e ha la caratteristica delle zampogne di Colliano è che alcune si suonano con la sinistra rispetto a quelle che tradizionalmente vengono suonate con la destra, quindi anche questa è una caratteristica che noi non conoscevamo e grazie anche a questa diffusione dello strumento la stiamo riscoprendo e la stiamo portando a conoscere di tutti quanti, soprattutto dei collianesi che non avevano un rapporto intimo con la zampogna e con la ceramella. Ecco, vice sindaco, questa di Colliano Arte e Gusto è una delle iniziative che il Comune mette in campo per promuovere il territorio, per promuovere le eccellenze locali. L'altro grande appuntamento è quello di novembre, mi pare, con la Sagra del Tartufo, con la Fiera del Tartufo. Ecco, gli sforzi dell'amministrazione per far emergere questo territorio, che alcune volte può sembrare che sia un po', come dire, al di fuori dei grandi circuiti, anche turistici e cose, è uno sforzo che vi ripaga, uno sforzo che porta frutto. Secondo me gli impegni che sono stati profusi dall'amministrazione, anche delle associazioni locali, la Proloco, l'associazione Tartufai che è nata qualche anno fa, sta dando i suoi frutti. A Colliano si è creata una bella microeconomia intorno, diciamo, al tartufo, tant'è che da qualche mese abbiamo inaugurato il primo laboratorio per la trasformazione del tartufo a Collianello, rappresentata proprio da questa associazione che si chiama TAMMAS, e quindi tanti tartufai, diciamo, con i propri canali commerciali riescono, diciamo, a trovare un buon sostentamento. Poi bisogna ricordare anche tanti altri prodotti a Colliano qua, i formaggi che non sono, diciamo, secondi a nessuno, i prodotti da forno, e poi abbiamo delle bellezze che neanche noi credo che riusciamo a comprendere, perché hanno un valore inestimabile. Ecco, lei ha una montagna ricchissima di bosco, quest'anno addirittura un anno eccezionale per quanto riguarda i funghi. Ecco, lei ha nominato Collianello, che mi pare sia un piccolo gioiello di centro storico. E certo, Collianello che l'abbiamo proprio di fronte, è il borgo più antico di Colliano. Noi lo stiamo rivalutando, fra poco apriremo a Collianello un hotel che si chiama, guarda caso, Tartufo Hotel, proprio un nome d'effetto, e speriamo che questo è uno dei punti cardine per rilanciare il turismo nelle nostre zone, perché il turismo, diciamo, c'è, va solo cercato di incrementare e quindi metterlo in rete con gli altri paesi e con la provincia di Salerno. Ecco, diciamo che qui a Colliano si può trascorrere una o più giornate tra arte e tra gusto, perché dopo andremo a scoprire, perché insomma, sì, a parte inzabognari, ma poi diciamo che ci sono delle belle sorprese dal punto di vista culinario, sempre incentrate sul tartufo, e dopo le andremo a scoprire. Ecco, Giacomo, turismo che vuol dire economia per il paese, vuol dire ricchezza, ma secondo te qual è la strada che bisogna percorrere per incrementare questo turismo in borghi, diciamo, soprattutto in estate? In effetti il turismo si pensa sempre al mare, il turismo è mare, però c'è tanta gente che non vuole solo mare, vuole anche appunto arte e gusto. Ci sono iniziative che voi mettete in campo per promuovere queste vostre, la fiera, per promuovere questa manifestazione all'esterno? Il discorso è abbastanza complesso e anche in questo caso non basterebbe una sola giornata. Noi abbiamo, Colliano vanta una comunità di residenti all'estero di circa 800 persone. Di questi 800 sparsi un poco nell'universo mondo, gran parte rientrano per trascorrere dei periodi di vacanza a Colliano.
I tempi sono quelli che sono, l'amministrazione fa i salti mortali per cercare di soddisfare le richieste di cultura, perché in realtà rientrare nel proprio paese e trascorrervi un periodo di riposo significa anche recuperare cultura. Iniziamo con le classiche feste religiose che caratterizzano e costellano un pochino tutto il panorama liturgico. C'è la festa del Santo Patrono, la festa dell'Assunta che è a Coglianello, la festa di San Rocco, la festa della Madonna dell'Annunziata a Bisignano, e queste caratterizzano un pochino le varie località del paese. Abbiamo implementato maggiormente, anche come sforzi economici, la mostra mercato del Tartufo. Abbiamo introdotto, questo è il terzo anno, arte e gusto. Abbiamo recuperato la tradizionale festa dell'emigrante, che si terrà quest'anno il 12 di agosto, è un'altra serie di eventi proprio per rilanciare il turismo. Lo sforzo per poter parlare di turismo con la T maiuscola è quello che diceva prima il dottore Strollo, quello di dotarci di infrastrutture. Cogliano avvertiva la mancanza di strutture capaci per accogliere un turismo sia di persone estranee al posto che di gente di Cogliano. Il Tartufo Hotel, che inaugureremo a breve nel giro di un mese, è una prima risposta. Stiamo puntando a rilanciare, a recuperare il centro storico per parlare di albergo diffuso, che è uno degli obiettivi del nostro programma politico-amministrativo. Quindi noi ce la stiamo mettendo tutta. Ci crediamo, le persone ci devono dare maggiore fiducia, sì, perché sono sforzi che in questo periodo non è facile portare avanti, perché viviamo in una situazione di difficoltà generalizzata, però noi la parte nostra la stiamo facendo in pieno, quindi bisogna avere solamente un po' di pazienza per poter arrivare ad una situazione, non dico ottimale, ma quantomeno che ci possa permettere di concorrere con altre location che non siano solamente quelle del mare. Ecco, allora noi ringraziamo il vice sindaco, ringraziamo Giacomo Cavallo per l'esplicazione e per averci introdotto alla festa, che adesso andremo a vedere con suoni e immagini. Siamo in compagnia di Diodato Guida, di Cogliano chiaramente, e che può diciamo un po' spiegarci la tradizione della zampogna a Cogliano, no? Diciamo quest'amore verso questo strumento, da dove nasce, da dove viene? E certamente prima di ogni cosa questa è una tradizione, un mestiere che maggiormente ci vuole passione per poterla fare, se non c'è la passione non si fa niente. Comunque, no, perché non è che si guadagnano i milioni, no, comunque all'epoca, già i nostri antenati comunque cercavano di guadagnare qualcosa nel periodo di Natale, ognuno so com'è a quei tempi, ancora oggi c'è questa tradizione di Natale che si fanno le novene, comunque, però se non c'è la passione non si fa niente, e questo, anzi qui abbiamo proprio un costruttore, prego, prego, di zamboni, eccolo, Carmine, grande amico, Carmine Carbone. Ecco, Carmine Carbone, lei è uno dei costruttori di zampogne. Sappiamo che a Cogliano vengono un po' da tutte le parti anche per prendere le zampogne, ma questa passione a lei in particolare da dove nasce? È nata dalla mia famiglia, perché la mia famiglia è stata una famiglia di suonatori e costruttori, mio padre, mio nonno erano già costruttori loro, quindi ce la siamo tramandata e spero di tramandarla anche ai miei figli. A suonare suonano, ma speriamo che costruiscano anche.
Ecco, quanto è difficile costruire una buona zampogna? Non è difficile, ci vuole secondo me la passione anche per fare uno strumento. Come suonare, come sentite, tutti suonano, però c'è chi c'ha il timbro e c'è chi la fa la suonata tanto per farla, e così anche la zampogna. Farla la potrebbe fare chiunque, più o meno, però farla in modo corretto, che la zampogna suoni come deve suonare e essere bella anche, secondo tempo è bella, prima deve suonare bene e poi in secondo tempo deve essere bella. E come ci dicevano, il suonare la zampogna è una tradizione che si tramanda da padre in figlio quando c'è passione. Ecco, Mirko, tu sei nipote di Carmine Carbone, che costruisce le zampogne, e tu la passione per suonarla ce l'hai? Sì, sì, ce l'ho. Ho preso questa cosa dalla mia famiglia. Lui, mio zio, suonava, buon'anima del padre, suonava. Mio padre suona. Sono nato proprio all'interno delle zampogne. Sei nato tra le zampogne ed era un destino inevitabile. Ma è difficile suonare la zampogna? Diciamo, c'è anche soddisfazione, no? per suonare questo strumento antico. Sì, sì, c'è soddisfazione anche da parte, diciamo, dei genitori, perché sono contenti che dice mio figlio ha preso. Quindi, l'importante è che ti piaccia e che ci sia soddisfazione. Ecco, allora, lei ha uno strumento diverso, non è la zampogna, questa è la ciaramella, ecco, che inevitabilmente, cioè questo è lo strumento che accompagna da sempre la zampogna, no? Si suonano insieme. Anche questo viene fatto qua a Colliano, e anche questo ha le stesse tradizioni. La stessa tradizione, viene fatta a Colliano come ai paesi limitrofi, così diciamo, si accompagna con la zampogna, con varie misure rispetto, diciamo. Ecco, qual è il ruolo della ciaramella rispetto alla zampogna? Cioè, quali sono i ruoli durante l'esecuzione musicale? La zampogna fa l'accompagna, come accompagna, diciamo, fa la melodia, e la ciaramella fa i canti normali. Siamo con Antonio Giordano, che è di Salerno, del gruppo Altro Canto, conosciutissimo tra l'altro, e perché qui a Colliano per suonare la zampogna? Diciamo che è una passione che ho sin da quando ero piccolo, e l'incontro con Colliano è stato fondamentale per conoscere questo strumento, i costruttori, i suonatori, per apprendere le tante tecniche di suonare e gestire lo strumento, che sono molto particolari. E Colliano, nell'ambito della provincia di Salerno, è uno dei paesi, diciamo, più importanti da questo punto di vista. Ecco Antonio, la zampogna è legata a un mondo antico, era legata al Natale sostanzialmente, però l'abbiamo un po' sdoganata. Diciamo che attualmente si sta riscoprendo il suono di questi strumenti antichi, anche grazie a compagnie come la vostra, che propongono appunto le tradizioni della nostra terra. Certo, il lavoro che noi stiamo facendo come compagnia d'Altro Canto è proprio quello di recuperare le tante tradizioni, non solo della provincia di Salerno e della regione Campania, ma di tutto il sud. E la zampogna in questo ragionamento è fondamentale, molto legata a Natale, ma noi appunto la usiamo nella pizzica, nella tarantella, nella tammurriata. Anzi, qualcuno sostiene addirittura che la tammurriata, che è la danza tipica tradizionale della nostra provincia, sia nata proprio con la zampogna. Per cui noi cerchiamo di recuperare queste tradizioni e farle arrivare a un pubblico magari più ampio, più vasto, soprattutto di giovani, per far sì che questo strumento, che è considerato in assoluto quello più antico, non venga, come dire, messo da parte. Thank you.
diciamo, sociologico, antropologico. Queste leggi sono una gioia, accogliere la Chiesa, come sacra la nostra casa, se partite, lasciando la famiglia, l'uomo, poi c'è l'uomo stasera, poi c'è l'uomo, poi c'è l'uomo, come sacra diciamo, la nostra casa, questa Chiesa sacra ci accoglie come figli, e questo mandato, dicevamo l'anno scorso, la lettera di edizione, questo mandato stupendo per le minori di voi, un mandato di missione. E facciamo un applauso, se si fa di voi. Quindi quando gli articoli si svolgono, la risonanza voi li accompagnate. Sì. Don Antonio, quale piacere accogliere nella sua chiesa gli zampognari provenienti da tutto il sud Italia? È una cosa eccezionale, anche straordinaria, solo pensare che nel cuore di Ferragosto, quando le famiglie si spostano, chi in vacanze, chi per altri festeggiamenti, c'è 50-100 uomini zampognari, artisti, mettono da parte un attimo l'impegno della famiglia per essere qui e creare storie, creare comunione, creare energia e forza vitale nel cuore dell'estate, che è un po' la base di lancio per le feste del Santo Natale. Ecco, Don Antonio, quanto la musica è la voce di Dio, quanto la musica avvicina alla fede, soprattutto se è fatta bene. La cosa più bella è che gli angeli hanno detto gloria a Dio nell'alto dei cieli, ci hanno cantato il gloria. Quando è nato Gesù, sono andati dai pastori annunziando il gloria cantando. La musica crea l'unità, trasforma i cuori, unisce le menti e crea il mondo di pace. Ecco, Don Antonio, noi la ringraziamo e diamo una parola così ai nostri telespettatori che ci guardano in tutta la Campania, anche un invito a venire a Colliano, a visitare Colliano. Non solo un invito a venire a Colliano, ma i zampognari, che sono, detto prima, i missionari, un po' di un messaggio di pace, ci aiutano alla ricerca interiore per creare quell'incontro di Gesù che porta solo Lui la pace, la gioia, l'armonia come musica del cuore. All'arte passiamo al gusto, dopo aver sentito il suono delle zampogne che ci hanno allietato durante la processione, poi in chiesa e poi vedremo anche qualche immagine dello spettacolo finale. Dobbiamo parlare del gusto, che a Colliano significa soprattutto tartufo. Incominciamo col farlo con il presidente della Proloco, Mauro Iannarella. Allora, Colliano, gusto, tartufo, diciamo è un binomio quasi inscindibile. Anche stasera avremo modo di provare insomma questa specialità di Colliano. Esatto, come ha detto lei, in queste due serate, ieri sera e oggi, c'è proprio il connubio tra l'arte e il gusto, e non per questo la manifestazione è proprio arte e gusto. Ecco, sappiamo che poi questo qua è solo l'accenno, no? È l'inizio, perché poi diciamo la vera manifestazione dedicata al tartufo qui a Colliano si terrà ad ottobre, se non sbaglio, quali giorni? Il 10, 11 e 12 ottobre, esatto, faccio un attimo. La seconda settimana di ottobre. Quest'anno alla manifestazione Colliano Arte e Gusto, oltre alla Proloco, partecipa anche l'associazione I Fratelli Napolillo, sì. Giusto? Noi siamo con... Con Donato Napoliello. Ecco, di cosa vi occupate voi? Di quale parte vi occupate dell'organizzazione? Noi curiamo alcuna parte dei spettacoli musicali di questa serata e in più diamo una mano nella gestione della cucina di questa manifestazione. Ecco, e poi c'è un'altra associazione che riguarda proprio specificamente il tartufo, l'associazione Tammas, potete leggere, siamo con... Roberto Gugliuccino, sono il presidente dell'associazione. Ecco, voi invece di cosa, chiaramente vi occupate del tartufo, però nello specifico cosa, quale settore dell'organizzazione di queste belle serate avete occupato? Vabbè, noi abbiamo affiancato la Proloco, diciamo, nella cucina, questo è per il nostro comito, procuriamo i tartufi per la cucina e poi diamo una mano nel cucinarli.
la nostra associazione sono 2 anni che è nata, quindi è molto giovane, però è nata proprio con l'obiettivo di promuovere il tartufo, quindi noi ci preoccupiamo principalmente di questo. Quindi anche voi siete diciamo in pieno fermento per quello che poi avverrà a ottobre? Eh sì, sicuramente, diciamo che questa è una manifestazione che sono ormai più di 17, questa è la 17esima edizione, quindi è quella a cui noi teniamo di più, perché diciamo che attira molte persone, poi è una manifestazione che nel corso del tempo è cresciuta, quindi ha raggiunto un certo livello ed è quella che a noi interessa di più, proprio perché ci permette di promuovere il tartufo ad alti livelli. Raggiungiamo persone di tutto il comprensorio della provincia di Salerno, vengono da Napoli, da Avellino, quindi abbiamo raccolto grazie anche all'impegno della Prologo soprattutto, perché come dicevo prima noi è da poco che collaboriamo, però si è raggiunto davvero un alto livello di questa manifestazione. Mauro, spiegaci un poco cosa andremo ad assaggiare stasera. Benissimo, allora come abbiamo detto siamo alla 3ª edizione di questa manifestazione chiamata Arte e Gusto, manifestazione che integra insieme le due cose, quindi l'arte degli zampognari che abbiamo avuto modo di vedere prima con il gusto dei prodotti tipici di Colliano, in particolar modo il nostro tartufo nero di Colliano fornito dall'associazione Sapore di Bosco. Un laboratorio che è nato in questo periodo, quindi di nuova apertura, dove noi ci forniamo per quanto riguarda appunto il tartufo, e adesso vediamo la preparazione di questi piatti tipici prelibati al tartufo. Ecco, Mauro, qui abbiamo dei fusilli, no? Chiaramente con appunto c'è il tartufo sopra. Ora andremo a chiedere un po' alla signora come vengono preparati, perché vediamo bianchi e rossi ed ecco il famoso tartufo che viene grattugiato sopra. Allora signora, qual è la ricetta di questi fusilli? Questi qua sono i cavatelli fatti alla boscaiola bianca con panna, sale e pepe, tartufo fresco, naturale e crema di tartufo. Viene tutto padellato e si serve a tavola. Questi qua sono i fusilli alla boscaiola rossa con un po' di piccante, tartufo nero grattugiato, semmer con un po' di crema di tartufo e al naturale pomodoro fresco di adesso, insomma, ecco, della stagione. Ecco, invece parliamo di prodotti locali, ma dobbiamo parlare anche del secondo piatto. Ecco. Il secondo chiamiamo tipo soffritto, diciamo, che si fa d'inverno, però i maiali locali ci sono anche di questi tempi, insomma. Patate locale della nostra montagna, peperoni, sortaceto, e si fa tutto un soffritto e si amalgama bene, così si serve a tavola. Ecco, dei piatti tutta roba locale e dei piatti della zona, è tutto naturale, insomma, la nostra cucina. E chiaramente, perché noi dobbiamo promuovere il territorio. Andiamo a concludere, Mauro, cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? Di venire a Colliano assolutamente. Possiamo soltanto dire di venire a Colliano e di venire a gustare questi prodotti prelibatissimi preparati con la maestria di Isabella, la nostra cuoca. Veramente ci ha messo tanto amore nella preparazione dei piatti, quindi invitiamo le persone a venirci a trovare. Alla prossima manifestazione 10, 11 e 12 ottobre. Ecco, e allora venite a Colliano, noi intanto assaggeremo per voi. E siamo alla conclusione di questa bellissima serata trascorsa qui a Colliano. Vice Sindaco, è stato un successo, allora si è mangiato bene, la musica è stata eccezionale, insomma diciamo che dobbiamo solo dare appuntamento all'anno prossimo. Io penso che ci dobbiamo ritenere ampiamente soddisfatti per una grande partecipazione di zampognari, ne ho contati almeno 40. Provenienti da tutte le regioni, dall'Abruzzo fino alla Puglia. E questo è segno, diciamo, che è una manifestazione che sta crescendo e noi come amministrazione punteremo altre risorse per farla crescere ancora di più e quindi creare quell'indotto anche intorno alla Zampogna. Ecco, allora siamo in chiusura. Noi abbiamo assistito a questo bellissimo evento, ancora i zampognari qui suonano, non si fermano mai, quando incominciano non si fermano mai. Ecco,
l'anno prossimo ci aspettiamo ancora più zampognari e ancora più gente. Sicuramente, inizieremo già da domani a pensare all'edizione del 2015, anche perché ci siamo radicati nel convincimento che è un'occasione che dobbiamo sfruttare appieno, anche perché appartiene al nostro patrimonio storico, culturale, quindi è il recupero della memoria e su quello dobbiamo puntare tutte le nostre energie. Ecco, noi vi ringraziamo per averci ospitati, ringraziamo i nostri telespettatori e vi ricordiamo che a Colliano, insomma, non finisce qua, eh. Abbiamo sentito che ci sono tanti altri appuntamenti fino a ottobre, quando poi ci sarà la fiera del tartufo, quindi insomma, Colliano vi aspetta, dovete solo venire.